immagini che mi giungono in diretta dallo stadio dove sta per avere inizio il match in programma oggi. Benvenuti al match di oggi che promette tende molto da questa partita, speriamo si riveli appassionante. Il calcio è la nostra passione a ogni latitudine, sono curioso dunque di vedere cosa ci riserveranno oggi queste due squadre. Le numero 8, Jimmy Giraudon. Le numero 17, Johan Salmier. Le numero 10, Florian Tardieu. Le numero 6, Romelig Kouame. Le numero 5, ecco l'undici titolare della formazione di casa. L'allenatore si affida al classico 3-5-2 per dare densità al centrocampo. La partita credo si deciderà proprio in mezzo al campo. Prevedo una battaglia senza esclusione di colpi. Tecnico degli ospiti che ha scelto di mandare in campo questa formazione. Sicuramente avrà preparato il match di oggi nei minimi dettagli se ha scelto questo modulo e evidentemente ritiene che sia il più adatto per mettere in difficoltà la squadra avversaria. Ci sono tante famiglie oggi allo stadio con i loro figli che sognano magari un giorno di emulare le gesta dei propri campioni preferiti. Stefano, quanto è importante il calcio, lo sport in generale, della crescita dei ragazzi? I valori dello sport sono importantissimi. Tutti dovrebbero iniziare a praticare attività sportiva da piccoli, indipendentemente da quello che faranno o diventeranno da grandi. Aiuta a crescere, a formare il carattere. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Occhio a questo lancio. Ulahan capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Tuzgar, palla in verticale sull'attaccante, può ricevere una posizione interessante. Cercano di aprire la difesa avversaria, recupera la palla e fa ripartire i suoi. Sta avanzando, niente da fare, gran recupero difensivo. Tuzgar si affidano a una fitta rete di scambi. Opportunità per il cross, posizione ideale. Continua la fitta rete di passaggio. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. La squadra avversaria riconquista il pallone. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Occhio al pallone filtrante. Interrompono bene l'azione. Attenzione perché è pericoloso. Può colpire da lì. Attenzione, occasione. Buono il cross, attento il difensore che allontana. Prova la botta, potevano sbloccare la gara. Già, avrebbero potuto aprire le marcature se avessero sfruttato al meglio questa occasione. Nulla è perduto comunque.
Recupera palla, intercettando bene il pallone. Buona qui la verticalizzazione. Buon possesso palla, caccia di spazi. La dà indietro al compagno. Ottima visione di gioco. Bravo qui a smarcarsi. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Tuzga. Cerca e trova il compagno. Barthelme. E la messa. Gesto tecnico spettacolare. Conclusione al volo perfetta. Per tecnica e coordinazione. Rivediamo l'azione del gol. Hanno verticalizzato bene qui, scavalcando la difesa con questo lancio. Un'esecuzione al volo perfetta. Da mostrare ai bambini delle scuole calcio. Molto bella. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Il numero 28, Maxim Barthelme. Boateng. Taylor. Houlahan. Preferiscono non buttar via il pallone, affidarsi al fraseggio per andare a caccia del gol del pari. Ci pensa lui a spazzare via. Tuzgar. Azione che si fa interessante, azione che ferma tutto. Si aprono spazi invitanti. Scelgono ancora il tiki-taka. Boateng. Vediamo cosa fa ora. Palla spazzata via. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Buona l'intuizione qui. Gestisce palla alla ricerca del momento giusto. Guarda il movimento in area. Può ricevere una posizione interessante. Prova di forza per il possesso palla. Si chiude il primo tempo. Squadre che tornano negli spogliatoi. 1-0 alla fine della prima frazione. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Comincia la seconda frazione di gara. Un altro ottimo passaggio. Un altro ottimo tocco. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Barthelme. Tuzgar. Si avvicina all'area. Giro palla, caccia nel varco giusto.
Tuzgar. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Barthelmé. Possesso perso. Perdono il pallone. Buon movimento di squadra. Tuzga. Può metterla in mezzo. Pallone riconquistato agli avversari. Pallone che torna agli avversari. A metri per avanzare. Houlahan. Boateng. È stato fermato dal difensore. Tuzgar. Efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi. Tuzgar. Palla recuperata dagli avversari. Bravo qui a smarcarsi. Non può sbagliare, ha calciato con forza dalla media distanza sfiorando il palo. Tiro che aveva dato l'illusione del gol da qui, eh? Ha poco da rimproverarsi. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Si affidano a una fitta ragnatela di passaggi per togliere ritmo agli avversari. Bisogna anche saper gestire il possesso palla e loro stanno dimostrando di farlo molto bene. Un'ottima serie di passaggi. Boateng. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Grande atmosfera adesso sugli spalti, momento chiave della gara per modificare le sorti del match. Risultato in bilico, un eventuale gol adesso potrebbe rivelarsi decisivo visto che manca ormai poco alla fine. Perde palla. Tutto può succedere ancora in questi minuti finali. Grande adrenalina in campo.
Ancora 300 secondi alla fine della gara. Avanza la caccia del gol del pari, non c'è più molto tempo. Entrata decisa. Tuzgan. Perdono qui il possesso di palla. Palla interessante nello spazio. Grande recupero in area. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Quarto uomo segnala, un minuto di recupero. Tuzgan. Finisce qui il match. Vittoria ottenuta davanti ai propri tifosi. Beh, una vittoria di carattere, arrivata al termine di un match combattuto. Un successo che dà grande morale per affrontare con rinnovato entusiasmo i prossimi impegni. Ci voleva. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. Prestazione decisamente positiva la sua oggi, con la ciliegina sulla torta del gol partita. Potevano sbloccare la gara. Eh già, avrebbero potuto aprire le marcature se avessero sfruttato al meglio questa occasione. Cerca e trova il compagno. Bartelmeier. E la messa. Gesto tecnico spettacolare. Conclusione al volo perfetta. Bravo qui a smarcarsi. Non può sbagliare. Ha calciato con forza dalla media distanza sfiorando il palo. Tiro che aveva dato l'illusione del gol da qui, eh?